Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata del podcast Novus. Oggi abbiamo una puntata molto molto importante per noi e anche crediamo che sia molto molto importante per voi e per i vari redattori del giornale scolastico Res 9 che ci seguono da casa. Oggi abbiamo un ospite molto speciale a cui lascerò la presentazione. Prego. Grazie ragazzi, ciao, sono Luciano Fontana, regista televisivo La 7, in particolare delle trasmissioni 8 e mezzo e Atlantide, docente universitario e di altre anche scuole. Benvenuto Luciano nella nostra trasmissione, nel nostro Grazie podcast. per avermi invitato. Oggi parliamo di un argomento comunque abbastanza importante nell'ambito registico, comunque registico lavorativo. In particolare cerchiamo di dare dei consigli ai nostri ragazzi che ci seguono da casa, ai nostri studenti, soprattutto sull'ambito pratico e un po' della confidence da avere durante le registrazioni dei nostri podcast, ma anche nella revisione e nella scrittura dei nostri articoli di giornale. Tramite la tua esperienza, che consigli potresti dare ai nostri redattori, ai nostri giornalisti comunque e a chi si occupa appunto del progetto podcast? Guarda, in realtà avrei tantissimi consigli da darvi anche perché per me questo sarà l'ottavo anno di insegnamento presso il Master in giornalismo della LUMSA, dove appunto formiamo i giornalisti del futuro e spieghiamo loro come si, non solamente come si scrivono gli articoli, come si porta avanti una redazione sia in giornale multimediale che cartaceo, ma anche come condurre un GR Radio, un telegiornale, degli approfondimenti. Quindi diciamo che fra tutte le varie cose però che potrei dirvi, preferisco partire da una che le accomuna un po' tutte, ovvero la corretta impostazione che bisogna avere da un punto di vista professionale, personale, per affrontare questo genere di lavoro. Guarda, ti dico una cosa che può sembrare strano, ma la prima cosa che ti dirò è che al master abbiamo, tra i vari docenti, un docente che si occupa di gestione dello stress. Perché parto da questa considerazione, da questo fatto in realtà? Perché non tutti i giornalisti sono poi in grado di gestire una diretta audiovisiva o un prodotto audiovisivo, perché la grande differenza tra magari la carta stampata e un prodotto come quello che fate voi è il live e anche l'avere, diciamo, il mettere in gioco delle componenti come la parola, piuttosto che la presenza scenica. Questo può portare, anzi porta spesso ad avere delle insicurezze e quindi a dover superare dei limiti che magari si hanno da un punto di vista proprio personale e psicologico. Bene, se volete fare questo lavoro, prima inizierete a lavorare su questo aspetto e meglio sarà, perché sarà più semplice nel futuro approcciarvi appunto alla camera, sia che sia un fronte camera, ma anche un dietro le quinte talvolta, perché anche gestire le situazioni di diretta, il famoso bello della diretta in realtà non è così bello, cioè è bello ma è anche altamente stressante. Quindi diciamo che se davvero volete lavorare in quest'ambito potrei darvi tantissimi consigli e magari vi darò anche in altri ambiti con più calma, però il primo che vi do al di là di quelli prettamente tecnici è comportamentale, cioè dovete riuscire a acquisire intanto un'autorevolezza, quindi qualsiasi sia l'argomento di cui state parlando dovete documentarvi tantissimo. Quindi se state intervistando un calciatore piuttosto che un regista o magari un politico, dovete avere contezza degli argomenti che affronterete, perché questo non solo vi farà avere una posizione di rispetto verso il vostro interlocutore, ma anche da casa sarete percepiti come delle persone che, diciamo, sono nel momento giusto, nel posto giusto al momento giusto, quindi meritevoli di ascolto perché state cercando di arricchire il vostro ascoltatore, diciamo, su quel campo, su quel determinato argomento. E al di là appunto di questo vi dà anche quel tipo di sicurezza di cui stavo parlando, perché come quando fate un'interrogazione, se avete studiato, magari andate volontari, ma se non avete studiato, allora non solo non andrà bene, ma sarete anche incerti, tremerà la voce e quindi vi arrampicherete sugli specchi. Quindi il primo consiglio che vi do per superare questa barriera, diciamo, psicologica, è avere delle basi solide. Quindi meno incertezze avete rispetto agli argomenti che dovete trattare,
e meno saranno poi le vostre, diciamo, insicurezze. E dopodiché ce ne sono di vario tipo, che può essere da quell'estetica fino al non, diciamo, non apprezzare il proprio tono di voce, ma queste sono magari sciocchezze, perché dovete riuscire a scindere la vostra volontà di andare avanti in questa professione dal cercarvi i difetti, fondamentalmente, perché capirete che è semplicemente sciocco, sono altre le cose, diciamo, importanti su cui dover puntare. Mentre tecnicamente quello che posso consigliarvi è sicuramente guardare gli show dei professionisti. Lo so che sembrerà magari anche un paragone eccessivo dire magari io devo fare un podcast perché devo guardare 8 e mezzo piuttosto che Porta a Porta o magari un telegiornale, ma il punto è che se guardate come diceva Newton, dalle spalle dei giganti, sarà più facile per voi estendere la linea di orizzonte, quindi potrete acquisire delle consapevolezze, diciamo anche un'expertise fondamentalmente, che potrete poi riutilizzare anche nelle cose più semplici. Quindi cercate di avere i giusti maestri, cercate di far propri gli insegnamenti che possono darvi, spendetevi il più possibile per trovare anche la possibilità di parlare con queste persone, quindi andate a dei convegni, delle interviste, qualcosa di pubblico anche dove poter ascoltare, ed eventualmente cominciare a fare anche un po' di contatti, di connessioni, perché questo non è un tipo di lavoro per cui, sai, studi, hai quella qualifica e lo fai, punto. Sì, è vero che magari volete fare giornalisti, sicuramente dovete prendere il tesserino, e questo è un dato di fatto se volete farlo in maniera professionale. Però non è detto che tutti quelli che hanno il tesserino poi faranno i giornalisti, quindi bisogna anche tener conto di questi aspetti, che sono dalla spendibilità, diciamo, propria, fino alla contezza di quello di cui si parla, e anche a imbastire una giusta rete poi che vi può portare ad avere la possibilità del treno giusto, ecco. Sì, quindi tu personalmente, se ci puoi raccontare di un'esperienza personale, magari se hai mai avuto questi problemi di confidence o di sicurezza, magari nel riuscire a portare una trasmissione, ad ideare un progetto, a presentarlo magari a un superiore, come hai fatto magari a superarla? I problemi di confidenza sono comuni a tutti. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando feci la prima diretta della mia vita a Rete Sole, c'era questa persona, Luca Palmieri, che mi stava affiancando, una persona splendida, e quel giorno, prima di uscire dalla regia con una scusa e lasciarmi lì da solo, non perché voleva abbandonarmi, ma perché era sicuro che ce l'avrei fatta, mi disse un'unica cosa. Mi disse: Luciano, guarda, ormai sai tutto, sei pronto, però vedi quel monitor laggiù in fondo, in regia abbiamo tantissimi monitor, no? Era il monitor della messa in onda, cioè ovvero la televisione vera e propria, quindi non la preview di quello che facciamo, ma quello che le persone stavano guardando da casa. Mi disse: bene, puoi guardare tutti questi monitor, ma non guardare quello. Lui in quel momento mi stava mettendo in guardia dal pensare al fatto che stavo facendo una diretta. Quindi era un consiglio sul non aver paura dell'importanza di quello che stavo facendo, ma concentrarmi su tutto quanto il resto. Chiaramente ci sono anche altri esempi più drastici che potete fare, no? È come probabilmente, insomma, ho degli amici medici, quando mettono una musichetta di fondo mentre fanno l'intervento, è perché li aiuta magari a non concentrarsi troppo sul fatto che hanno una vita tra le mani, perché Sì. potrebbe portare dell'ansia, che non vuol dire non essere attenti, la soglia di attenzione è altissima, ma in quel momento tecnicamente devono curarsi solo di fare quella cosa nel miglior modo possibile, senza dover aver paura delle implicazioni. Ecco perché una delle cose che diceva, ad esempio, Proietti, anche la ricordavo caro produttore che non c'è più, Antonio Scaramella, lui entrava in regia tutti i giorni e diceva: ragazzi, non stiamo operando a cuore aperto, stiamo facendo solamente televisione, no? E quindi la paura, l'ansia ce l'hanno tutti. Il punto è contestualizzarla, fare in modo di ancora una volta essere bravi e migliorare nelle proprie competenze, e quindi non pensarci. E questo è chiaramente maggiore la confidence poi che riuscite a maturare. Io, per esempio, iniziai ad andare al Maurizio Costanzo Show quando ero piccolo, proprio perché avevo paura di incontrare i personaggi pubblici VIP e provare quel senso di inadeguatezza o non sentirmi alla loro altezza. E quindi cominciai a frequentare gli studi del Maurizio Costanzo apposta, perché così facendo non avrei avuto più quel
No, quel battito mancato quando vedevo qualcuno di importante, a maggior ragione se era qualcuno che era di cui ero fan. Quindi anche questo magari può essere utile, cominciare a frequentare anche delle situazioni in cui sarà normale avere a che fare con personaggi importanti, che siano politici, scrittori, o conduttori o calciatori o quello che vi pare, o anche musicisti. Perché dovete ricordarvi che sono persone come voi, semplicemente più brave in valore assoluto, forse nel lavoro che fanno rispetto al livello a cui siete, ma sono persone, quindi ancora una volta, livello d'attenzione alto, ma giusta, diciamo, rispetto e reverenza per certi versi, ma non paura, ok? Sì, Quindi forse queste le cose mi vengono in mente da potervi assolutamente. suggerire. Sì. E, cosa direbbe riguardo al discorso sui mentori, magari su mi spiego meglio, cioè un redattore, un giornalista che entra in una casa editrice, è importante che abbia un altro redattore, magari di livello in valore assoluto più alto, che lo abbia come riferimento, o è importante che si distragga, tra virgolette, come stavamo dicendo prima, e si concentri solamente sul suo lavoro. Quindi che abbia un'aspirazione magari verso un altro suo collega o un suo superiore, o che si concentri totalmente su quello che lui stesso voglia diventare, per poi diventare più confident, appunto, no? Guarda, qui ti faccio un esempio cinematografico, perché a volte è più facile fare esempi che abbiano delle dinamiche simili, magari con argomenti diversi. Nel cinema ormai si è fatto tutto. Quando mi trovo con i miei studenti di regia nel laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno, in cui sono docente, dico sempre loro: non state lì a concentrarvi sull'inquadratura che non hanno ancora fatto. Le abbiamo fatte tutte, ok? I primi piani, piuttosto che l'effetto vertigo, o il Ronin, o il piano sequenziale, è stato fatto tutto. Il punto è riuscire a utilizzare queste parole, no, che del linguaggio cinematografico, per comporre la vostra frase. Ora, traslando a quello che mi hai chiesto, l'esempio delle persone, diciamo, che sono già a un certo livello, non può che essere positivo, e non dovete né scadere nel manierismo da un lato, ma neanche dimenticare di poi elaborare magari le cose che imparate da loro e farle vostre. Quindi, da un punto di vista di linguaggio, di impostazione professionale, di modus operandi, assolutamente siate delle spugne, però con la consapevolezza che magari un domani vorrete poi mettere anche del vostro. Però ci sarà tempo per mettere anche del vostro. Inizialmente magari è importante, però lavorare su quelli che sono gli aspetti che potremmo definire universali, tecnici, che potranno sicuramente insegnarvi le persone che ne hanno contezza quotidiana. Certo, concentrandoci un attimo sull'ambito della scrittura, quindi dell'ideazione magari di un articolo nel caso nostro, ma come può essere appunto un'idea in sé per sé, è importante che il redattore o il regista tenga conto di quello che piace al suo pubblico o tenere più conto di quello che piace fare a lui. E ancora, anche qui potrei davvero raccontarti tantissimo della mia esperienza professionale, perché prima di fare la regia di 8 e mezzo e di Atlantide ho fatto la regia di programmi che erano in orari magari molto più scomodi, no? Mi sono svegliato all'alba per tantissimi anni in vita mia, anche il sabato e la domenica, sacrificando anche la parte della mia gioventù, tra virgolette, perché magari lavoravo e mi svegliavo all'alba e non potevo andare a festeggiare con gli amici in altre occasioni. Quindi, questo per dirti che è giusto tenere conto delle proprie aspirazioni e quello che ti piace fare, però come obiettivo finale, tra virgolette, no? Cioè, non si può sempre e solamente fare quello che piace, però non bisogna neanche rassegnarsi a fare quello che non ci piace. Se lo facciamo perché sappiamo che è una tappa che ci aiuterà a raggiungere quello che vogliamo fare, però nel frattempo stiamo facendo esperienza, nel frattempo stiamo anche migliorando tecnicamente e professionalmente nel nostro lavoro. Quindi questa credo che sia una giusta via di mezzo, cercare di ambire a fare qualcosa che ci piace, fatta bene,
però a volte tappandosi il naso e facendo bene qualcosa che non ci piace. Certo, io vedo tantissimo negli scrittori del nostro giornale scolastico, che magari sono anche miei amici, noto una grande difficoltà molte volte non solo nel trovare idee, ma magari a rimanere costanti nel tempo, quindi continuare a scrivere, a pubblicare anche. Come riesce un possibile redattore, o che sia appunto un possibile regista, appunto, ad essere sempre costante nel tempo e ad avere sempre idee nuove? Con la fame si arriva, con la fame di voler arrivare, diciamo, voler raggiungere quello che si vuole raggiungere. Cioè, ti spiego, la costanza non è altro che, o meglio, il non arrivare a fare delle cose perché non si ha la costanza necessaria, è un filtro. Ed è un filtro di cui ho imparato ad aver rispetto, ho imparato l'importanza di questo filtro, perché chi a un certo punto non ce la fa e dice io non me la sento di avere tutta questa pazienza o di aspettare così tanto, oppure sono stanco, faccio altro, non lo giudico, va benissimo, non ha superato il filtro, cioè non ha superato quella barriera che bisogna superare se davvero si vuole arrivare fino a là, se si ha davvero fame di arrivare fino in fondo, ok? Poi non è detto che ci si arrivi sempre nonostante tutto, ma di una cosa sono certo, che non ci si arriva senza quella fame, non ci si arriva senza aver voglia di fare quella cosa, la voglia che ti fa superare qualsiasi tipo di barriera. Se senti che questa cosa non ce l'hai, più che sforzarti di trovarla, forse la cosa migliore da fare è capire che si può fare altro nella vita. Perché magari ci si trova poi incastrati per 15 anni a provare a fare una cosa, però senza l'impegno davvero costante e necessario, e si spreca tempo perché non si riesce a farne neanche un'altra, che magari era più semplice o magari meno importante, però forse è il consiglio migliore che posso darvi, perché se davvero volete, trovate la forza. Se questa forza non c'è, è perché forse è meglio che facciate altro. Perfetto, come ultima cosa che magari vogliamo dire ai nostri spettatori in generale, un augurio che farebbe alle persone che magari vogliono conseguire la sua stessa carriera o che comunque stanno cercando la volontà e magari il tempo pratico di riuscire a diventare appunto regista come lei o anche semplicemente redattori. Allora, guarda, per risponderti a questa domanda, dato che sono qua anche perché magari volete che vi trasmetta anche la mia esperienza, posso dirti questo. Oggi ho 42 anni, io insegno tutte le mattine in università alla LUMSA, poi porto avanti la regia quotidiana di 8 e mezzo, la regia settimanale di Atlantide, ho due classi di cinema che faccio spesso la notte quando finisco 8 e mezzo, un primo anno e un secondo anno di regia, e a volte continuo a lavorare anche con dei medici con cui faccio delle sorte di documentari. Okay? Ho un bambino di 6 anni e vado in palestra 3 volte a settimana. Sembra follia fare tutte queste cose perché parliamo di una settantina forse di ore lavorative settimanali, forse anche di più a volte. Riesco a farlo e non perché sia un supereroe, ma perché mi pongo degli obiettivi. E faccio di tutto per portare a termine quegli obiettivi. Quegli obiettivi sono magari continuare a fare carriera nella mia professione di regista, continuare a insegnare ai ragazzi e quindi sperare che anche loro possano raggiungere i loro sogni, realizzarli come ho fatto io. Cerco di fare una vita salute, diciamo, di restare in salute nonostante lo stress, e quindi in questo la parte magari di continuare a mangiare bene e allenarmi, perché per tutto quello che abbiamo detto all'inizio mi serve anche per staccarmi da quello che faccio e ricordarmi che sono una persona, un corpo anche che ha bisogno di cura, attenzione, e mai, mai, mai sacrificare eccessivamente il tempo a dedicare a mio figlio e alla mia famiglia. È una questione di motivazioni forti che vanno oltre qualsiasi tipo di problema. Ci si riesce a organizzare se si vuole, però bisogna davvero
aver voglia, avere degli obiettivi e avere una volontà di ferro. Questo non posso insegnarvela. Ripeto ancora una volta, probabilmente se il lavoro che facessi non fosse sulle mie corde, o magari se non mi piacesse passare il tempo con gli studenti, o se non avessi avuto l'adolescenza che ho avuto e quindi se non avessi avuto anche i problemi dovuti proprio che ho attraversato quando sono passato dallo stare, diciamo, sui banchi e poi a passare a una realtà lavorativa, oggi non parlerei così, però siccome per me sono tutte cose importanti e che mi do anche come obiettivi di vita, allora faccio in modo di trovare il tempo. Quindi quello che posso consigliarvi è guardatevi dentro, capire cosa davvero volete fare e quanto volete farlo, e quando trovate la cosa giusta, così come quando trovate la persona giusta, datevi anima e corpo in quello che volete fare o nel passare il tempo con le persone che amate. Perfetto Il tempo lo Luciano, troverete. perfetto Luciano, penso che con queste parole molto molto sagge e molto molto utili, soprattutto ai nostri redattori, noi speriamo che questo episodio non solo vi sia piaciuto, ma vi sia stato anche di grandissimo aiuto. Ti ringrazio nuovamente Grazie a voi. Luciano e noi ragazzi ci vediamo a una prossima puntata.